Uno studio del Policlinico di Milano ha analizzato le conseguenze a lungo termine del Covid-19 sull'intestino dei pazienti. Ne parliamo con Maurizio Vecchi, professore ordinario di gastroenterologia e direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, professore. Grazie mille dell'invito. Professore, come si è svolto lo studio del Policlinico di Milano? Noi abbiamo raccolto una casistica significativa di pazienti che avevano superato un'infezione grave da Covid, perché erano tutti stati ricoverati nella fase acuta, e li abbiamo rivisti, rivalutati, così come altri colleghi per altri, diciamo, apparati del nostro organismo. Noi li abbiamo rivalutati per quanto riguarda appunto l'apparato digerente, che peraltro è uno diciamo degli apparati colpiti anche nella fase acuta. Tenete conto che il 30-40% dei pazienti in fase acuta di Covid ha disturbi gastrointestinali. Ecco professore, 164 pazienti a distanza di 5 mesi dall'infezione. Quali sono stati i risultati? Sì, dunque il nostro studio è anche interessante perché abbiamo confrontato i risultati di questi pazienti con i risultati ottenuti da un numero analogo di pazienti di controllo, cioè di soggetti normali che non avevano avuto l'infezione. Quello che è risultato è interessante, diciamo così, ottenuto attraverso la somministrazione di questionari dedicati appunto alla sfera degli sintomi dell'apparato digerente e di altri sintomi che spesso si accompagnano a disturbi gastrointestinali, è che i pazienti che avevano avuto l'infezione acuta da Covid, soprattutto quelli che avevano durante l'infezione avuto dei disturbi di tipo gastrointestinale, presentavano in maniera significativamente superiore dei sintomi quali diarrea, dolori addominali, dolori articolari, stanchezza cronica, che in maniera, dicevo, significativamente superiore a quella dei controlli, come se essi presentassero ancora una sorta di, diciamo così, conseguenza a lungo termine della infezione. Certo, ecco delle conseguenze importanti. Questi sintomi per quanto tempo rimangono? Ecco, si Questo è può chiaro che fare ce lo dirà, un'analisi? Sì. esatto. Allora, è ovvio che questo ce lo dirà il follow-up di questi pazienti. Quello che possiamo dire è che noi li abbiamo, diciamo così, fotografati a 6 mesi di distanza e in quell'occasione circa il 10% di pazienti rispetto allo zero dei controlli avevano appunto questa tipologia di disturbi. Quindi anche qui si sottende qualcosa che nel Covid è presente, no? Ci sono pazienti che hanno una sorta di predisposizione a svilupparlo, a sviluppare determinate complicanze piuttosto che altre, eccetera. E quindi un sottogruppo di pazienti di questo tipo. Quanto poi durerà in questi soggetti il disturbo è un po' difficile prevederlo, è ovvio che questa risposta verrà dagli studi più a lungo termine che sono in corso, e ancor più sono in corso studi che cercano di valutare, sta iniziando in questo periodo, perché abbiamo, diciamo così, costituito una banca di materiale biologico di questi pazienti, studi sul microbiota per capire se per caso è il cambiamento della flora batterica che è indotto magari dall'acuzie virale a poi mantenere questo disturbo. Senta professore, una volta appunto comunque analizzati i sintomi che sono ancora persistenti, poi questi sintomi possono essere curati così come si curano altre patologie simili oppure sono difficili anche da eliminare, da far scomparire? Ma anche qui è piuttosto variabile, certamente. Allora, innanzitutto rassicuriamo i pazienti che magari si riconoscono oggi e
in condizioni di questo tipo dopo aver superato appunto un'infezione da Covid. Rassicuriamoli perché nella grande maggioranza dei casi comunque non sono sintomi peggiorativi nel tempo e sono sintomi in genere contenuti che comunque non impattano in maniera significativa sulla vita sociale, lavorativa e sulla qualità di vita dei pazienti in maniera importante. È chiaro che la manipolazione della flora batterica attraverso i probiotici, per intenderci, e magari qualche attenzione alimentare facendo una dieta leggera, ma ripeto, credo che la dieta italiana mediterranea sia quella ideale per tutti i tipi di condizioni o quasi tutti i tipi di condizioni gastrointestinali, possono essere degli approcci adeguati come primo livello. Ecco, grazie, soprattutto anche per aver in qualche modo confortato i pazienti che appunto in questo momento si riconoscono in questa casistica. Noi la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite. Salutiamo Maurizio Vecchi, professore ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università degli Studi di Milano. Grazie. Grazie a voi per l'invito, buon lavoro, buona continuazione.